Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questo appuntamento con Al Voto, uno speciale dedicato al dopo lezioni, un'elezione che prosegue in alcuni comuni col ballottaggio, ma per quanto riguarda i consigli comunali invece, no, e per quanto riguarda il consiglio regionale abbiamo avuto la formazione completa, quindi non perderemo altro tempo per andare a riepilogare chi sono i nuovi consiglieri comunali e i consiglieri regionali che li abbiamo visti nei giorni scorsi con una serie di dirette, ma io vi presento subito gli ospiti perché parleremo per quanto riguarda appunto la nuova formazione del Consiglio che, dobbiamo dirlo, è a maggioranza ringiovanito e anche con una presenza femminile in più, diverse presenze femminili in più, questo anche grazie al sistema elettorale. E mentre la Camera allarga, vi mostro subito accanto a me due nuovi consiglieri regionali, io dico per dire nuovo perché Giacomo Crinò è al suo secondo mandato, anche se il primo è durato 2 anni, giovane anche lui, ma riconfermato con una platea di voti importante, quasi 7.000 preferenze, una rielezione che conferma l'ottimo lavoro. Oggi lo possiamo dire che non siamo più in par condicio, che Crinò ha svolto in questi 2 anni, interfacciandosi sul territorio e cercando di dare risposte per quello che era possibile dare naturalmente. Grazie, lo ringrazio. Grazie, direttore. Lo ringrazio per la presenza nei nostri studi, perché come voi sapete è sempre importante che chi viene eletto e chi opera per il territorio debba in qualche modo, al di là dei profili social, dei comunicati stampa, metterci la faccia, rendere conto ai telespettatori, in questo caso quei telemia, ma potrebbe essere qualunque spettatore che assiste, del lavoro che viene fatto. E noi cercheremo di monitorare in questi anni, negli anni successivi, il lavoro che viene fatto portando avanti le istanze delle persone, che sono tante, la 106, l'occupazione, la sanità. Vedremo ora la partita della sanità, perché ho chiuso e partito proprio con un incontro a Roma per cercare di mandar via questo commissariamento che non va assolutamente bene. Ne parleremo fra poco. Intanto grazie per la presenza. E poi dicevo, alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, abbiamo Salvatore Cirillo, benvenuto. Grazie. Nei nostri studi, neo consigliere regionale, giovanissimo, possiamo dire l'età? 27 anni, uno dei più giovani pare in consiglio, sì, hai già fatto qualche giornalista mi ha chiamato e ha detto forse sei il più giovane della storia, quindi anche del consiglio regionale. Si sta indagando sull'età per capire se è una bella cosa, perché insieme alla rappresentanza femminile anche la rappresentanza dei più giovani, che non guasta. Salvatore Cirillo, che è militante di Forza Italia, anche se è eletto in una lista. No. Non è militante di Forza Italia? No, vengo da Forza Italia, sono entrato e aderito a Coraggio Italia, Coraggio Italia, partito del sindaco Brugnaro. Ah, quindi nella coalizione sempre di centrodestra. Certo. Però la tua storia è tutta al centrodestra, certo, perché Forza Italia, certo, dalle giovanili, mi pare di capire, tu hai seguito questo percorso con l'università. Ti sei candidato, hai rappresentato... Sì, al CNSU, sono stato candidato al Consiglio Nazionale degli Studenti in Forza Italia e poi sono diventato coordinatore provinciale di Forza Italia fino a qualche mese fa. Quindi coordinatore di Forza Italia, l'idea di candidarti in una lista diciamo minore, possiamo dire così, o l'idea di seguire Coraggio Italia, che è una lista che ha avuto un esploit in Calabria incredibile, nessuno se l'aspettava questa percentuale, avete abbondantemente superato il quorum, diciamo del 4%, certo. Ecco, a cosa è dovuto secondo te? Innanzitutto non è proprio il fatto di candidarmi in una lista minore, ma sono entrato in un progetto nuovo, perché Coraggio Italia è un partito che ad oggi nasce a maggio con il presidente e il sindaco di Venezia Brugnaro, che ad oggi vanta più di 30 deputati alla Camera, dunque è un partito reale, un partito che raggruppa tutto il centro-destra moderato. E dunque un paio di mesi fa siamo iniziati a interfacciare con l'onorevole Maurizio Dettore, che più volte ci ha invitato a ragionare. L'ho preso d'origine, mi pare, no? È di Locri, esattamente di Locri, è stato eletto ad Arezzo ed è professore universitario a Firenze, più volte ci ha invitato a dialogare, a parlare per affrontare anche noi, per entrare in una nuova avventura. E dire la verità, poi l'ultima scintilla finale è stata quando assoverato abbiamo una parte del mio gruppo, ha pranzato con il sindaco Brugnaro, il presidente del partito, e lì abbiamo deciso di dare una svolta. Questo anche è vero che ci ha favorito me per essere eletto, perché realmente è una lista minore, una lista che si interfaccia per la prima volta in Calabria, anzi che per la prima volta esce come una lista a livello nazionale, perché è la prima volta che esce su una regione, è la prima volta che prende il 6% infatti in Calabria. Ecco, sbaglio o ho notato
una importante campagna pubblicitaria. Avete voluto far sì che il vostro marchio fosse conosciuto più di tutti gli altri, devo dire la verità. È verissimo, ha perfettamente ragione, perché il presidente ha detto questo: dobbiamo farci conoscere. Poi il presidente Brugnano è anche giusto per una neoformazione, che tutti conosciate, oltre ad essere il sindaco di Venezia, è un grossissimo imprenditore, le sue aziende fatturano più di 800 milioni di euro, una persona importante a livello. Quindi uno che sa cos'è il marketing. Esatto, sa cos'è il marketing, il suo lavoro è selezione del personale, dunque ha investito al massimo per farci conoscere. Lui insisteva, infatti anche tanti gadget arrivati in Calabria, dai gazebi, dai portachiavi, dalle cose anche più semplici, per far sì che Coraggio Italia si far conoscere non solo tramite candidati, ma anche a livello televisivo. Possiamo dire che avete qualcosa di assonanza al comune Forza Italia quando è nata? Certo. Almeno lo stile. No, è vero, è lo stile del lontano 94. E forse è proprio questo che ti ha attratto un po'. Sì, è vero. E allora, salutiamo il coordinatore regionale Noi per l'Italia, Vincenzo Speziali, ringrazio per la presenza, l'abbiamo avuto collegato anche nel voto al voto durante lo scrutinio, quindi abbiamo commentato. Ecco, la lista Noi per l'Italia non ha avuto quel quorum che si aspettava, perché? Noi pure abbiamo iniziato, innanzitutto buonasera, noi abbiamo pure iniziato la costruzione della lista intorno a maggio. Era chiaro a tutti quanti che dopo la morte della compianta onorevole Santelli le elezioni ci sarebbero state sicuramente non nel tempo giusto e previsto dai termini di legge tra gennaio ed aprile, ma che saremmo andati inevitabilmente poi con la coda finale dell'estate. Però il lavoro c'era stato, anche perché differenza di altre liste, la nostra proposta politica è quella di avere una composizione federativa non da un punto di vista territoriale ma ideologico, ragione per la quale abbiamo cercato di comporre delle liste che innanzitutto siano riconoscibili in noi stessi, ovvero sia che praticamente non fossero frutto di trasfusioni di sangue o di surrogati in termini di aiuto, e quindi siamo contenti di ciò che abbiamo comunque sia raccolto, perché è una base di partenza che ci appartiene integralmente e che quindi possiamo anche mettere sul piatto per far sì che questa fase che noi abbiamo lanciato di progetto costituente aperto alle culture di tradizione popolari e democristiane, laico, riformiste, socialiste, e io aggiungo pure adesso in termini pure per innovazione di carattere ambientalista, possa riprendere un cammino e possa essere anche un'alternativa in un ambito certamente moderato e che sia il più omogeneo possibile, perché obiettivamente c'è bisogno di professionalità e di credibilità nella politica. Una cosa è gestire l'impresa, una cosa è gestire la cosa pubblica. Bene, andiamo avanti. Io ringrazio e saluto, collegata da Catanzaro, l'onorevole Wanda Ferro, che si è occupata. Grazie, le chiedo scusa per l'attesa, so che abbiamo i tempi risicati, quindi cercheremo di andare veloce. Grazie per la sua presenza. Allora, onorevole, grazie intanto per l'invito, un saluto ai suoi ospiti, ciao, a Wanda. Vincenzo Speziali, ovviamente. Un saluto e un in bocca al lupo al neoconsigliere eletto. Ecco, Fratelli d'Italia raggiunge un buon risultato, il bilancio è questo, diventa il secondo partito dopo Forza Italia, quindi era l'obiettivo che fin dall'inizio avevate, mi pare che insomma la Meloni aveva sempre annunciato prima della campagna elettorale che era importante raggiungere dei numeri. Ecco, però questo sorpasso rispetto alla Lega, che cosa comporterà ora? Allora, sinceramente non è stata la volontà di fare un sorpasso con la Lega, lo voglio chiarire, anche perché insomma ci sarebbe stata anche l'opportunità di fare un sorpasso rispetto a tutti i richiedenti candidatura, che poi hanno trovato posto ovviamente in altre liste, ma anche per una scelta di campo abbiamo fatto, quindi una scelta che in qualche modo garantisse il partito persone che avevano già iniziato questo percorso in Fratelli d'Italia da tempo, che dimostrasse l'affidabilità. Ricordate perfettamente che insomma le ultime regionali purtroppo hanno visto degli incidenti di percorso, ma anche tante persone che avevano visto Fratelli d'Italia come un traghetto da abbandonare all'indomani dell'elezione. Questo è stato evitato, quindi insomma contenti del risultato, cercavamo più la qualità del voto e soprattutto l'affidabilità di chi poi va ad affiancare Roberto Chiuto in consiglio, che andrà ovviamente in altre postazioni.
siamo contenti di questo risultato, non volevamo strafare perché spesso in questa terra strafare può diventare insomma un sintomo sbagliato di una politica che cerca il consenso a tutti i costi, e credo che questo sia il risultato che con Giovanni Donzelli ci eravamo in qualche modo prefissi e abbiamo raggiunto, quindi insomma molto felice e soprattutto oggi ancora più felice rispetto alla città di Cosenza che ci vede come primo partito alle comunali, un risultato storico che neanche nei tempi migliori di Alleanza Nazionale, che ha visto eletto insomma cinque consiglieri, ha visto raggiungere in una città di per sé insomma non proprio vicinissima come storia alla destra, oggi si identifica in un centrodestra che sicuramente ci darà soddisfazione all'indomani del ballottaggio nel continuare a governare quella città dopo Mario Chiuto. Ecco, onorevole Ferro, giustamente lei dice l'obiettivo nostro era avere delle candidature di qualità, lei si è occupata direttamente in prima persona anche dei candidati insieme agli altri delegati del partito e avete puntato anche per non andare a tutti i costi a perpetrare una caccia al voto, perché qualche errore anche voi l'avete commesso nella scorsa campagna diciamo regionale un anno e 18 mesi fa, ora avete diciamo cercato di candidare persone al di sopra di ogni sospetto, diciamo così. Ecco, gli equilibri lei diceva con la Lega probabilmente non ci interessavano come obiettivo primario, ma era quello di portare dei candidati in grado di operare e di fare, ma voi farete, come qualcuno ha già detto, la richiesta ad Occhiuto con l'obiettivo di ottenere la vicepresidenza, visto che in genere, perché qui c'è questo nodo vicepresidenza, in genere tocca al partito che non ha il presidente e che in termini di quota elettorale arriva secondo. Voi farete questa richiesta oppure no? Guardi, allora intanto devo dire, per un fatto di proprio di correttezza, come già scritto ieri in un'agenzia da Roberto Occhiuto, insomma il tavolo si farà non prima della prossima settimana. Giorgia Meloni in occasione del comizio a Catanzaro ha sottolineato che sarà il popolo in questo momento, diciamo come seconda forza, potrebbe avanzare questa richiesta. Io ribadisco un concetto che credo insomma sarà discusso all'interno del partito, in primis ovviamente con la nostra leader, che spesso la vicepresidenza può essere per carità un importante requisito istituzionale, ma poi sono importanti le deleghe, perché abbiamo visto insomma che deleghe anche in questa terra hanno certamente un'incidenza importante, fruttano non solo in termini di consensi ma anche di risultati sul territorio. Mi auguro ovviamente che, come è stato già annunciato, il profilo politico di Roberto Occhiuto non lascia intendere diversamente, si rispettino le varie richieste ma soprattutto le sensibilità delle varie forze politiche, perché insomma alla fine è stata una campagna elettorale corretta, una campagna elettorale dai toni moderati, ma credo che la gente ci vedrà vincere dal 5 in poi. Il risultato, seppur straordinario, che abbiamo avuto come centrodestra deve essere solo l'input per veramente dare risposte ai calabresi, a partire insomma dalla riformulazione della burocrazia regionale, temi che avete annunciato all'inizio, dalla sanità al recovery fund. Quella sarà la vera sfida che credo dovranno giocare uomini e donne di governo, soprattutto anche rispetto a Fratelli Italia. Non voglio nascondere la polvere sotto il tappeto, per me insomma gli errori sono sempre dietro l'angolo e sempre si possono commettere, perché sempre per esempio la famosa preoccupazione dove io ho fatto appello a tutti i candidati di Fratelli Italia a non lasciarsi prendere dalla famosa candidite, che spesso porta ad arrivare in un posto a qualunque, devo dire, tra virgolette, richiesta di consenso. Quegli errori del passato probabilmente, lo voglio sottolineare, l'ho sempre detto, si potevano evitare, sono accaduti, alcuni errori ovviamente non erano aspettati per ovvi motivi, per il tipo insomma di ruoli ricoperti da alcuni di questi candidati, ma a questo si è aggiunto anche chi era chiaramente insomma posteggiato in un partito per poi subito fare il salto della quaglia. Io credo che questa volta abbiamo scelto bene, poi hanno scelto gli elettori, sarà ai candidati dimostrare non di essere uomini di successo ma uomini di valore. Credo che la politica, visto anche l'altissima percentuale di astensionismo, richieda credibilità, richieda lavoro, richiede spendibilità. La politica non si fa con la morale ma non si fa neanche senza.
Vincenzo Speziali, ha ragione Vandaferro quando dice i salti della quaglia, c'è stata molta roba, specialmente io dico salti dalla sinistra alla destra, che è ancora più grave. Cioè, no, allora dunque andiamo per ordine, perché innanzitutto volevo salutare Vanda. Perché la prima cosa che io devo ammettere con grande sincerità è l'assoluta trasparenza, coerenza e da parte mia condivisione del discorso che ha fatto Vandaferro. Innanzitutto perché lo stesso tipo di concetto e di impostazione, che non ci può essere un ticket pregresso per la giunta regionale, mi sembra del tutto chiaro ed evidente. Io già, siccome sono per mia formazione attaccato anche alla Carta Costituzionale, pure questa storpiatura della dicitura del nome, qui parliamo di presidente di giunta regionale e non di governatore, primo. Secondo, il ticket non è previsto nel modo più assoluto, semmai lo scelgono gli elettori con il consenso libero e popolare a favore di una forza politica. Se poi noi volessimo continuare con tutta la simpatia che si può avere a confondere però la cittadella regionale col tendone di un circo, potremmo mettere come vicepresidente Sbirulino e facciamo prima, perché io non ho nulla assolutamente nei confronti del presidente Spirlì, che ha cercato di gestire il presidente facente funzioni pro tempore, che ha cercato di gestire l'emergenza pandemica nel migliore dei modi con lo staff tecnico, però è anche vero che certe battute, certe prese di posizioni di carattere presuntamente politico, che denutano però una forma di culturame che noi abbiamo memoria, insomma, obiettivamente hanno stonato con il rigore comportamentale che si deve quando si ha incarichi istituzionali, che per esempio in virtù della nuova legge che deriva dal titolo quinto e dalle riforme che ci sono state, i presidenti di regione, sia essi eletti sia essi facenti funzioni, hanno dei precisi e precipui poteri riconosciuti in Costituzione, e questa è la prima. La seconda, qui non si tratta soltanto di ciò che abbiamo passato durante il periodo della gestione Santelli-Spirlì del salto della quaglia, perché guardi, l'onorevole Ferro può confermare, alle volte noi ci trovavamo di fronte nelle nottate di composizione delle liste a distonie di comportamenti e di personalità. C'erano candidati che iniziavano la mattina alle 8 ad essere in una lista, a mezzogiorno ce li ritrovavamo in un'altra lista, alle 18:40 cambiavano schieramento, alle 23:50 ritornavano indietro sperando che la notte porti consiglio, e poi il giorno dopo ci ritrovava la giostra. Ma perché? Qualcuno ha firmato candidature su più liste, è possibile? Ma questo è altamente immorale. Però io pure aggiungo un altro aspetto: è immorale, si è verificato, in quanto mancano i partiti e le culture che rendono tali i partiti. Mi riferisco alla cultura di carattere non solo didattica, ma del senso di appartenenza, dell'ossequio al rispetto comportamentale delle istituzioni, al comportamento che bisogna avere, che comunque sia auspicabile sempre che sia sinceramente low profile. Io non sono per il politicamente corretto, però ci sono dei rigori, dei termini, dei riti che non possiamo derubricare né tantomeno dimenticare. Aggiungo pure che la vicenda della gestione della compianta Iole Santelli, e che ha avuto poi nel presidente facente funzioni Spirlì pure una coda, rientra pure nel fatto, a me dispiace perché notoriamente non sono un giustizialista, ma non sono un garantista, perché il garantismo è strumentale, io sono un legalitarista. Ora ti voglio fare una domanda però, perché proprio mi hai parlato di questo interregno, diciamo così, lo volevo chiedere prima a Vandaferro. Ecco, onorevole Ferro, quanto ha condizionato questo periodo di interregno di Spirlì dalla morte della Santelli, quindi un anno, perché mi pare che Spirlì ha governato più della Santelli, sì. Quanto ha condizionato l'attuale voto? È una curiosità, una riflessione sulla quale vorrei appunto discutessimo, perché ci sono diverse teorie in tal senso. Qualcuno dice era meglio se si fosse votato subito. Ma noi eravamo per andare al voto subito a febbraio, perché ritenevamo insomma giusto, anche per rendere forte il governo regionale, un governo ovviamente dove ci fosse un presidente. È stato un danno secondo lei sovrano, per la Calabria, proprio in termini, dico è stato un danno per la Calabria questo, proprio in termini di gestione, una gestione difficile, visto che c'era un consiglio regionale senza poteri, probabilmente è stato più un danno che un utile per la regione.
Ma è sempre un danno quando ovviamente il Consiglio rimane con dei poteri ordinari, quando ovviamente anche rispetto al peso che si può avere su Roma, una cosa è un governatore eletto dal popolo, una cosa non lo è, ma questo noi lo pensiamo a tutti i livelli. Se noi siamo coloro che chiedono ogni giorno di tornare al voto, di ridare parole ai cittadini, ovviamente riteniamo che sia stato un danno anche un po' per tutti, a partire anche dalla stessa Lega. Voglio ricordare che lo stesso Salvini ha passato un mese e mezzo qui ogni giorno facendo ogni comune della Calabria, probabilmente consapevole che c'era stato comunque una forma di arresto del consenso e nello stesso tempo di difficoltà non dovuta alla persona assolutamente delle facente funzioni, ma di quei poteri che sono attribuiti ad un consiglio che non può legiferare, che non può in qualche modo essere parte attiva di quello che era stato messo in campo anche in termini ovviamente di riforme. E questo dovrà essere finalmente anche un salto di qualità del futuro consiglio rispetto insomma a tante iniziative che non sono state portate in termini e che sarebbe giusto farlo, piuttosto che ovviamente a tante altre da mettere in campo. Ma ripeto, lo si potrà fare non soltanto con la buona politica, non soltanto con un governo eletto, ma anche con una burocrazia che non detenga il potere e soprattutto che non sia la burocrazia che non risponde mai ai cittadini, alle piccole e medie imprese, al nostro tessuto. Questo io credo che sia il primo punto al quale bisognerà partire, sia per la Giunta sia per il Consiglio, premiare i migliori, non coloro che hanno portato un candidato un altro sperando di fare il futuro direttore generale, piuttosto questa sarà, io credo, la prima rivoluzione dei primi 100 giorni. Posso fare una... Prego, vuole interagire? No, Speziale, volevo chiederti proprio a tal proposito, visto che sono appunto su questa stessa lunghezza d'onda, perché sono ovvietà che noi riscontriamo e spesso purtroppo anche le cose ovvie diventano un miracolo in questa terra, ma poiché conosco la tua reale e coerente abnegazione, volevo appunto chiederti la disponibilità di fare una valutazione, una proposta comune, ma insieme anche alle altre forze politiche del centrodestra, di dedicare una delle prime riunioni della conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale per quanto riguarda una proposta che si deve fare in virtù della spesa del recovery fund, perché sono innanzitutto sono fondi veri e sono cose estremamente reali e concrete e serie, nonostante che vengono sentite ripetere anche come diciture e termini da gente improbabile tipo Di Maio, Casalino. Ecco, noi almeno dare una contezza della classe dirigente che comunque sia rappresenta il centrodestra, che è un centrodestra di governo regionale in una condizione difficile come quella del Mezzogiorno d'Italia, affinché non siamo più considerati una forma di Cenerentola, ma possiamo essere visti come un'azione propositiva di coerenza e di proposta concreta per far sì che queste spese vengano bene impiegate e soprattutto ancor prima vengano ben programmate. Ricordando a noi stessi che entro il 2026 devono essere terminate e devono essere tagliati i famosi nastri di partenza. Pensa. E di completamento delle opere. Esattamente, perché è una corsa contro il tempo e quindi proprio Onorevole Ferro, se non so se la possiamo tenere altri 5 minuti, ci dica lei, perché abbiamo già gli orari pattuiti. Sì, certo. Sì. E allora volevo farla interagire con Giacomo Crinò, che è stato riconfermato. Ciao Wanda, ciao. Anche in ciao questo senso, voglio dire, un successo, lo dicevamo prima, per il fatto che quando uno già opera e poi i voti si raddoppiano, vuol dire che insomma c'è il consenso. Ecco, si riparte questa legislatura, tu hai vissuto la legislatura precedente, la legislatura morente, diciamo, questo anno di purgatorio, perché così è stato per il Consiglio regionale, con che slancio si riparte e quali saranno le vostre priorità che segnalerete segnalerete al Presidente, che mi pare che sulla sanità ha messo un punto fisso? Sì, direttore, guarda, io tutte le osservazioni e le valutazioni che sono state fatte da Wanda, da Vincenzino, ovviamente le condivido e mi permetto di dire che le ho vissute. Noi abbiamo vissuto questo anno particolarissimo nel quale nel Consiglio non
tante cose non potevamo farle, noi avevamo tante iniziative pronte per iniziative legislative pronte per essere sfornate, delle cose di cui la società calabrese ha assolutamente necessità, e però c'era questa mannaia della regime di prorogatio che non ci ha consentito. Però ricordiamolo, questo è stato imposto dal governo, perché prima si doveva votare il 14 febbraio, poi ad aprile, sono stati tutti degli slittamenti che sono stati non voluti dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale della Calabria, si sono resi necessitati, per carità, non li biasimo, ma sono stati resi necessari da adottare dal governo. E quindi, come dire, ora si riparte con uno slancio veramente doppio o triplo, perché tra l'altro, per quello che mi riguarda, credo di avere fatto anche un po' di esperienza, un po' di tesoro di alcune problematiche, di alcune questioni che stanno lì. Avete citato la questione della sanità, e mi permetto di entrare più da vicino nel tema dei temi, no? Ma d'altronde non scopro nulla, Wanda lo sa meglio di me e lo condivide, ne sono certo, ma lo sa anche il presidente Roberto Chiuto, che già da subito si è attivato in tal senso. Il problema ovviamente è il commissariamento, l'istituto del commissariamento. Noi ci siamo ritrovati in una situazione nella quale, ma così come, per dire il vero, già da tanti anni, da oltre 11 anni, 12 anni, si sono ritrovati tutti quelli che ci hanno preceduto, anche se c'è da far notare a tutti i nostri amici che ci seguono da casa come effettivamente negli ultimi 2 o 3 anni la situazione sia enormemente peggiorata, perché dal decreto Calabria, poi rinnovato col decreto Calabria bis, ancora di più. Questi poteri in capo al commissario delegato dal governo si siano moltiplicati. Addirittura noi abbiamo adesso, in virtù del decreto Calabria bis, abbiamo adesso non solo commissariato la sanità, ma abbiamo commissariato anche il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con una struttura elefantiaca, con dei costi che comunque dobbiamo sostenere noi come cittadini calabresi. Eppure che cosa constatiamo? Constatiamo fresca fresca la storia della chiusura o paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro, e quindi tante altre questioni che conosciamo benissimo, il ritardo nell'avvio della Cassa della Salute di Siderno, tante altre cose che veramente conosciamo tutti. E però come inquadrarla se non nella un'attività forte, pressante e autorevole che Wanda, che Roberto Chiuto, che tutta la deputazione calabrese. Ecco, proprio perché ha detto questo, volevo, così interrompiamo, sì, con certo, l'onorevole Ferro. Io ho sentito un intervento tempo fa, proprio dell'onorevole Ferro, lo ricordo, alla Camera, che abbiamo anche mandato in onda sul nostro TG, un intervento abbastanza forte sul commissariamento. Lei ha parlato della Calabria, ecco, volevo che lei replicasse anche in tal senso, perché la posizione di Fratelli d'Italia è chiara sul commissariamento. Ma la posizione di Fratelli d'Italia è stata così chiara al punto tale che, devo dire, avevamo un ritorno molto forte. Sì, ora le abbassiamo il ritorno. Dicevo, una posizione chiara che è stata espressa anche in tutti gli emendamenti che abbiamo posto in essere, emendamenti che vedevano la chiusura del commissariamento o comunque la Calabria e i calabresi, perché ogni volta, insomma, vedere persone, abbiamo assistito anche a quella vicenda paradossale, Zuccatelli, Cotticelli, poi arrivato Longo, e per di più ovviamente con quella scelta che la politica deve assumersi, che deve essere una scelta non di una fabbrica di consensi, ma di una fabbrica di salute, che significa in qualche modo il rafforzamento della medicina territoriale, che aveva messo in campo una squadra con figure istituzionali preposte per lo sblocco e completamento degli ospedali nuovi, che aveva visto anche nella risoluzione del debito sanitario la richiesta che a capo ci fosse ovviamente il generale della Guardia di Finanza della Regione Calabria, del comparto regionale, attraverso ovviamente ad altre figure altrettanto istituzionali, per accertare questo buco che poi la Corte dei Conti ha detto essere stato aggravato dai commissari. Avevamo proposto altresì anche il famoso sblocco del turnover, che in qualche modo già era stato consentito dalle norme Covid, ma che veniva visto in un blocco rispetto a delle necessità, l'abolizione dei famosi ospedali da capo. Insomma, è stato tutto paradossale. Il sentire Conte scendere nelle piazze calabresi e dire basta al commissariamento, essendo stato proprio il governo Conte 2 a volere il commissariamento, lascia molto a desiderare, ma soprattutto è un'offesa ai cittadini calabresi che non hanno l'anello al naso.
battaglie ne abbiamo fatte tante, continueremo a farle perché riteniamo che quei 530 milioni all'anno di emigrazione sanitaria non servono altro che a facilitare, ad aumentare la qualità della sanità al nord, dove a Trapensi lavorano tanti medici e operatori sanitari meridionali, svilendo sempre di più quella che è la sanità calabrese. Noi siamo in una zona dove c'è l'ospedale di Locri in continua emergenza, spesso abbiamo sentito denunce molto forti fatte anche dal sindaco calabrese, che ringrazio per una bellissima campagna elettorale con Fratelli d'Italia, ma le tante emergenze alle quali la politica deve rispondere. L'importante è parlare di politica sanitaria, non di politica nella sanità. Questo deve essere un monito molto chiaro, che riguarderà ovviamente un controllo stretto che spetterà proprio ai consiglieri regionali e, come diceva giustamente il consigliere Crinò, purtroppo si è vissuto il periodo di pandemia, la morte di Iole Santelli, un governo non eletto, insomma le tante difficoltà che non hanno consentito probabilmente di portare avanti quello che era stato messo in campo da Iole Santelli, insomma da tutti coloro che l'hanno affiancata. La cosa che dispiace di più è pensare che ogni volta, pensando alla Calabria, ci vogliono degli sceriffi. Abbiamo bisogno di persone, come avevamo chiesto al Ministero, che affiancassero la sanità data alla politica attraverso delle unità distaccate dal Ministero della Sanità, che avesse le competenze e soprattutto potesse supportare. Ricordiamo che lo stesso prefetto Longo a distanza di un anno e mezzo ancora non aveva avuto le nomine rispetto a coloro che dovevano affiancarlo. Ricordiamo che ha dovuto recepire e reperire persone che venivano dall'ambiente, dai rifiuti, che nulla avevano a che fare col mondo della sanità. Ma soprattutto a questo punto noi riteniamo che da calabresi siamo pronti a assumerci le responsabilità, perché è quello che la politica deve fare, altrimenti la gente sarà sempre più lontana dalla politica, mettendo tutti nello stesso calderone, e purtroppo poi è difficile fare le distinzioni, anche se secondo me andrebbero fatte. Quindi farete scudo anche sul governo, supporterete Forza Italia, che lo ricordiamo fa parte del governo, voi siete all'opposizione, però voglio dire… Allora, noi però questa è una precisazione che io devo fare, noi sì, saremo, come siamo sempre stati, un'opposizione costruttiva. Ovviamente per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto mai col PD, mai con i 5 Stelle, perché per noi insomma quello che dovremmo fare è creare posti di lavoro, dare sostegno alle aziende affinché si possa assumere, dare una sanità in mano ovviamente alla Calabria buona, che è numerosa rispetto alla Calabria meno buona, e dovremmo fare tante cose. È chiaro che dal governo però ci aspettiamo non soltanto riempirsi la bocca nell'imminenza. No, abbiamo dovuto fare la battaglia sull'alta velocità, il PNRR è stato approvato nell'arco di 12 ore, 600 pagine. Vogliamo capire, per esempio, lei crede in questo PNRR? Per le amministrazioni. Dico, lei crede in questo PNRR? È all'opposizione. Secondo lei è attuabile, è realizzabile quello che è stato presentato? Allora, secondo me l'abbiamo detto all'indomani, perché a noi è arrivato di domenica pomeriggio verso le 18.30, l'abbiamo approvato il giorno dopo alle 11.30, ovviamente come avviene sempre attraverso gli istituti vari che vengono applicati, per cui la fiducia. Riteniamo che entro il 2026 significa in qualche modo una corsa contro il tempo. Avremmo voluto che ovviamente ci fosse una perequazione non del 40%, perché il Recovery Fund ha avuto molte più risorse, non perché è stato bravo Draghi o il governo dei cosiddetti migliori, ma per gli indici bassi del Mezzogiorno d'Italia. Oggi saremo vigili attraverso quello che le ha detto, le infrastrutture stradali, i trasporti, l'alta velocità, i porti, gli aeroporti, ma soprattutto quello che dovrà avere, e sono convinta che questo governo regionale a guida Occhiuto e ovviamente con il Consiglio non guarderà alla Calabria del campanile ma dei mille campanili, cioè di una Calabria che deve attraverso lo sviluppo guardare a tutti i territori in modo intelligente, senza fare in qualche modo quello che nell'arco degli anni è avvenuto, devo dire, quasi sempre, cioè
cercare di tirare il massimo per il territorio dove si viene eletti o di provenienza, e non guardare ad una prospettiva, ad un disegno di una Calabria che per le diversità può offrire veramente, credo proprio il Fausto Sommazzo ha detto, per conoscere la Calabria bisogna girare 5 continenti. Siccome abbiamo le bellezze e la storia di 5 continenti messi insieme, se si ha un programma, una prospettiva, credo che sia fondamentale per i prossimi anni. Aggiungo che qualunque governo verrà dopo non potrà mutare quanto è stato messo in campo, una grande responsabilità da parte del governo, anche perché molti, sia non solo sugli spostamenti bilancio, anche sul recovery, non sono soldi che c'erano già, sono soldi che abbiamo preso in prestito dalle future generazioni, che già partono ognuno sulla propria testa con 50.000 euro di debito a giovane. Quindi grande responsabilità che non sia un reddito di cittadinanza, che anche nella Ionica Regina, come soprattutto il Mezzogiorno d'Italia, ha visto delinquenti o gente in Ferrari e Champagne recepirlo, e quindi non solo chi ne aveva bisogno, chi non ha dato posti di lavoro, con Recovery Fund chiediamo lavoro, 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 per dare lavoro, lavoro, lavoro non bisogna tenere i nostri giovani nella condizione di non migliorare, di non essere libero, perché quando renderemo liberi i calabresi avremo veramente al 100% un voto d'opinione e un voto libero, e spesso la politica questo non l'ho voluto fare. Vincenzo Spezzani. Io sono infatti di questa opinione pure rispetto al fatto che avevamo praticamente citato la gestione dei commissari. Noi siamo sotto commissariamento ormai da circa 12 anni. A parte il fatto che poi nell'ultimo anno e mezzo si sono succeduti da Scura a Cotticelli, sempre che non sia stato sequestrato nel frattempo dagli alieni, perché diceva pure in quella esecrabile intervista che non sapeva chi era, dove fosse, come si chiamava, di fare un calcolo preciso, visto anche i rilievi della Corte dei Conti, sul danno patrimoniale che loro hanno prodotto, non solo. Sono stati, attraverso la gestione commissariale, chiusi presidi ospedalieri. C'è la vicenda della zona grecanica di Melito di Porto Salvo, l'endemica problematica di Locri, sto parlando di quelli della zona, ma ci sono spesso trovati di fronte anche a dei doppioni reali, come le stesse funzioni dei servizi territoriali, quelli appunto di emergenza sociale. Io mi riferisco ad esempio ai SERT, avevo visto praticamente un opuscolo dove c'è una doppia dirigenza che fa le stesse cose per i vari SERT disseminati sul territorio. Ora, sono spese in più che cumulano e che aggravano questo disavanzo con il quale noi dobbiamo fare inevitabilmente i conti. Principalmente poi vedere anche di utilizzare quello che è dovuto dal PNRR, che per inciso, essendo gestito da Draghi, per me francamente è una garanzia in più, quantomeno il soggetto è credibile rispetto al presidente pro tempore dei 5 Stelle che divide la leadership insieme con un comico che sta in Liguria. Francesco Rao, così sì. Te lo guiscio onorevole Ferro, prego. Sì, buonasera onorevole, buonasera a tutti, io semplicemente vorrei formulare una domanda che vale tanto per l'onorevole Ferro quanto per l'onorevole Crino, al quale faccio gli auguri per la rielezione. La nostra Calabria ha una ZES, una zona economica speciale, e ancora questa zona economica speciale è più sulla carta che operativa. Poi noi dovremmo iniziare, secondo me, a mettere da parte tutte queste discussioni che ormai abbiamo appreso a memoria, che partono dalla questione delle vaccinazioni, al Green Pass, a tutte queste questioni legate alla pandemia. Lo sappiamo, ci sono, bene, ci sono i medici, ci fidiamo, però dovremmo iniziare a parlare di intermodalità, di trasporti, perché io vorrei nuovamente tornare su questo punto che abbiamo affrontato tante volte in trasmissione, ma ora, visto che c'è un nuovo governo regionale che è anche ben forte, ha avuto un mandato molto forte, sarebbe opportuno l'assist Parlamento Fratelli d'Italia con la maggioranza di Roberto Occhiuto su questi temi: zona economica speciale, intermodalità e trasporti, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Cosa si aspetta la Calabria e i calabresi? Dicevo poc'anzi, parlando del recovery fund, cioè nel senso ho il ritorno, ecco, credo che sia la partita che dovrà vedere
un investimento importante sull'alta velocità. Dopo una lunga battaglia parlamentare ci siamo riusciti, rispetto ovviamente a quella che ci volevano far passare come tale, 250 km orari, quando tutti sappiamo che da 300 km orari in su è alta velocità e ci vuole un tracciato totalmente nuovo. Da questo punto di vista, insomma, ad oggi sembra una battaglia spuntata, ma questo dovrà vedere proprio la ZES, la zona economicamente che in qualche modo ad oggi rimane ferma. E quindi cosa ci si aspetta dal governo, soprattutto da chi governa, che faccia diventare le idee in azioni, che ascolti anche una classe dirigente calabrese che nulla ha da invidiare ad altre situazioni, e soprattutto però che ci sia una politica che non pensi a chi può vantare il risultato. Spesso il fallimento del Mezzogiorno e della Calabria è l'idea che ognuno va contro l'altro senza fare quel gioco di squadra che può riguardare maggioranza e opposizione in Parlamento, ma che può riguardare maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, quindi l'avversario visto come il nemico. Se c'è la volontà, come è avvenuto per il problema del precariato, come è avvenuto su alcuni problemi che insomma dovrebbero essere, per come promesso anche dal ministro Brunetta, in via di risoluzione, le cose si possono fare. Poi starà ovviamente alla politica, ribadisco, non pensare al piccolo centro o al piccolo favore, a quello che può servire per la prossima elezione. Noi dobbiamo pensare a quello che può servire per la Calabria, anche per interpretare quello slogan di Roberto Chiuto, l'Italia che la Calabria non si aspetta. E questo riguarda ovviamente i trasporti, io penso a quello che è il Sant'Anna piuttosto che l'aeroporto di Reggio Calabria, ma lo stesso aeroporto di Lamezia Terme, penso al collegamento che vedete con metropolitane leggere i vari aeroporti, penso al collegamento al sottopasso, per dire, tra l'aeroporto di Lamezia, sono tante, la trasversale della Sera, basta la 106 che arriva sulla Ionica Regina, che io faccio spesso e volentieri. Oggi ci sono le grandi sfide, queste grandi sfide ovviamente devono essere messe in campo da uomini e donne, ma con la capacità anche di saper dire quando non ci si riesce. Io ricordo a me stessa che uno dei problemi che ho posto a Draghi, il credo proprio nella dichiarazione di fiducia, era il problema delle strutture tecniche, di chi doveva poi realizzare queste opere. Ricordo che 2014-2020 ad oggi come spesa comunitaria è stata spesa il 42%, ed abbiamo inserito la possibilità per le regioni che non ottempereranno o per chi sarà indietro di creare una forma di commissariamento affinché non si perdano le risorse, ma soprattutto queste chance di sviluppo. È importante per i cittadini, è importante per avvicinare la Calabria al resto d'Italia, ma è altrettanto importante per le aziende che devono in qualche modo poter esportare. Abbiamo aziende di grandi eccellenze che si trovano in difficoltà anche rispetto ai costi di trasporto, ma rispetto a quello che ancora manca. Fermo restando che voglio anche, altrimenti sembra sempre la sindrome del brutto anatroccolo, io che per esempio la scorsa settimana sono stata in campagna elettorale, insomma nei comuni sciolti per mafia, in Puglia, arrivare in Puglia piuttosto che in Abruzzo, piuttosto che in Basilicata, non è cosa semplice rispetto alla Calabria, ma questo non significa che la Calabria non dovrà puntare alle opere strategiche. Noi ci siamo, staremo all'opposizione, ma con l'opposizione costruttiva che ha fatto sempre proposte. Starà alla maggioranza non accettare le proposte in seconda battuta, come è avvenuto molte volte, per non dare la soddisfazione all'opposizione di mandare avanti alcune idee. E faccio una domanda io prima di salutarlo, onorevole Ferro. Parliamo di geopolitica, ma anche di peso del voto, un po' in tutta Italia, come anche in Calabria. Voi avete colmato in questa tornata elettorale, nell'ambito del centrodestra, la defiance di Forza Italia, in molti casi anche della Lega, ecco, siete quelli che avete acquisito, ecco, volendo puntualizzare su questo, perché ovviamente qua si incrocia un partito che rispetto agli altri due del principali del centrodestra sta all'opposizione, ecco, l'opposizione premia in questo senso, c'è Salvini che oggi ha fatto una svolta, lei l'ha vista, una virata,
nel senso c'è stato qualche problemino con Draghi, credo che avrà seguito, anche se si trova a Catanzaro, non sta andando d'amore e d'accordo nelle ultime 48 ore dopo la sconfitta elettorale. Questo perché probabilmente Fratelli d'Italia riesce a fare un'opposizione che porta consensi? Allora, non è detto che stare all'opposizione è una situazione più facile o più comoda, perché generalmente le situazioni più facili e più comode è quando si gestiscono delle poltrone, comunque attraverso le poltrone delle leghe, dei ministeri, però. Insomma, l'informazione attraverso per esempio i consigli di amministrazione della RAI, potremmo citarne tante. Siete rimasti delusi per quanto riguarda la RAI? Beh, il fatto della RAI secondo me è stato un fatto abbastanza grave, perché Rossi meritava ovviamente una riconferma, perché comunque l'opposizione, e siamo l'unica opposizione, meritava, come sempre avvenuto. Abbiamo già affrontato una battaglia sulla presidenza del Copasir, dove abbiamo ottenuto il risultato solo a seguito di 40 costituzionalisti che sono usciti nel dichiarare che spettava, anche per un fatto di garanzia di questo paese, all'opposizione presente in Parlamento. È stata superata anche questa difficoltà, dove chiediamo la stessa lealtà che abbiamo sempre dimostrato agli alleati, e l'abbiamo dimostrata in ogni circostanza. Cosa diversa è dire ovviamente che, insomma, tornando un po' alla domanda, il fatto di aver formato, io credo che la gente premi sempre chi ad una stretta di mano e ad una parola data mantiene l'impegno. Nel momento in cui si scende nelle piazze e si va accanto a delle proteste perché lei si ritiene giuste, ovviamente non si può poi arrivare in Parlamento e votare contro tutto ciò che si è detto. È stato poi il fallimento che ha visto un 5 Stelle ormai deflagrato totalmente, l'aver fatto l'opposto di quello che ha predicato per troppo tempo. Salvini, ho visto questo attrito rispetto a questa iniziativa del catasto, che speriamo, io ho i miei dubbi che non incida su nuove tasse, ma soprattutto è stato fatto nel momento peggiore del post pandemia, dove il cittadino ha già di per sé mille paure, dove comunque la crisi ha colpito tanto per ovvi motivi. E oggi so che c'è stato un ritorno indietro, quindi probabilmente Salvini ha trovato un punto d'incontro, ma era scritto nella storia, quando diciamo mai con i 5 Stelle, mai con il PD, perché abbiamo visioni del paese totalmente diversi. Si è tentato di rimettere la tassa di successione piuttosto che una patrimoniale, abbiamo l'idea di un paese che non possa andare sui banchi a rotelle, che adesso dovranno essere ritirati da tutte le scuole, non può essere la priorità del monopattino, che non può essere il paese di Arcuri, dove durante la pandemia non arrivavano le mascherine, quelle che sono arrivate non sapevamo da dove arrivavano, e sulla confusione dei vaccini. Quindi, al di là del ragionamento che faceva prima l'interlocutore, Green Pass sì o Green Pass no, che poi noi dicevamo Green Pass sì, come è avvenuto in Germania e in altri paesi europei, che prendiamo sempre ad esempio quando fanno cose buone e non vanno mai bene, ma era il principio di chiedere chiarezza per i cittadini rispetto ad un vaccino, ma soprattutto ad un governo che, se ha gli attributi e se ha la valenza, decidesse se farlo obbligatorio ma non mascherarlo attraverso il Green Pass, e ci spiegasse ancora una volta perché su alcune categorie si è agito in un modo e su altre si è agito in un altro. Alla fine può essere ovviamente la salute prima di tutti, io sono pro vaccino, mi sono vaccinata appena ho potuto, però parto dal presupposto che è un paese che abbiamo impaurito, dove ci sono giovani che oggi hanno la sindrome della capanna, è una sindrome che porta i giovani a non uscire più di casa dopo il lockdown, che c'è un aumento di 3 volte tanto degli antidepressivi tra gli adolescenti, che c'è un consumo di 300 sostanze stupefacenti acquistate sui social e allora su internet. Io dico che è un paese che deve trovare le giuste priorità. Mi pare che sinceramente questo paese ancora, rispetto alla famiglia, alle aziende, a tutto quello che si deve mettere in campo, alle forze dell'ordine, alle forze armate, alla gestione dell'immigrazione, perché nessuno dice ci chiamano razzi, no, bisogna poter accogliere, poter integrare, sono vite umane, spesso tenute come neanche delle bestie, e io che sono un animalista per eccezione, quindi io credo che bisogna rimettere le cose con
Quindi non credo sia una condizione facile. Guardi, non è facile in Campania e in Calabria dire no al reddito di cittadinanza, sia ai soldi. Sa quanto è stato speso ad oggi una manovra dello Stato? 17 miliardi quasi. E se li avessimo dati alle aziende con l'obbligo di assunzione e se avessimo sgravato le aziende di alcuni oneri, probabilmente oggi i nostri ragazzi non avrebbero il consumo di antidepressivi, perché stare su un divano non ti dà mai la speranza di un domani migliore. E allora io credo che stare all'opposizione, avere il coraggio di prendere delle posizioni magari poco apprezzate in alcune situazioni, ma avere il coraggio di farlo, quello è il coraggio che la politica deve avere, non dire quello che la gente si vuole sentire dire, ma quello che la gente spera, ed è quello che noi speriamo di abbattere il senso più grosso che c'è, che è la rassegnazione. Se la Calabria vuole vincere, vincerà un governo forte dove maggioranza e opposizione dovranno dialogare, ma dovrà vincere anche la Calabria degli onesti e la Calabria dei coraggiosi, la Calabria di chi ancora ritiene che questa terra si possa cambiare. Grazie onorevole Mandaferro, spero di averla presto, specie grazie. Quando ci saranno argomenti importanti che discuterete alla Camera, volentieri l'avremo collegata, ospite di presenza come preferisce, perché così sarà un filo diretto per cercare di spiegare ai nostri telespettatori come vanno le cose. Cerchiamo di aprirle noi il Parlamento come una scatoletta, come dicevano i 5 Stelle, cerchiamo di farlo dal punto di vista della comunicazione. Cerchiamo di dare più informazioni possibile, lo stiamo facendo per far capire alla gente quello che realmente si fa giorno per giorno, e sappiamo che ci sono parlamentari che lavorano, c'è anche chi non fa nulla, ma c'è anche chi lavora ed è giusto far vedere almeno i risultati o quello che si cerca di concludere. È probabile ricordare la dicitura dei 5 Stelle obiettivamente, perché se c'è stata una cosa in questo paese che ha prodotto un'involuzione totale del rigore costituzionale e del modus comportamentale, è stato proprio questo talebanismo da catto e di ritorno e strumentale che hanno propugnato i 5 Stelle e che hanno intossicato il vivere civile, perché è molto facile fare praticamente il giustizialista una volta tanto e ogni giorno, salvo poi chiedere, come ha fatto strumentalmente, falsamente e poco dignitosamente Di Maio scusa, quando si è per esempio trovato di fronte all'assoluzione dell'ex sindaco di Lodi. Parlo di un esponente del PD che praticamente è stato falcidiato in un momento in cui era in una condizione di debolezza. Ecco, qua si tratta pure di umanità. Il legalitarismo è questo. Grazie onorevole Ferro, alla prossima. Grazie, buon lavoro. Salvatore Girillo, questa nuova esperienza in Consiglio regionale, dai tuoi 27 anni, cercare di portare le istanze dei giovani. La priorità immagino che sia il lavoro, almeno la richiesta che in campagna elettorale avrei ascoltato tanti giovani, vero? Certo, io vengo da Forza Italia Giovane, dunque a contatto col territorio, avevamo già tanti amministratori giovani nella provincia e viviamo il territorio giornalmente. La richiesta principale è il lavoro, tanti miei coetanei finiscono gli studi e sono costretti ad abbandonare la regione Calabria. Questa è anche una delle opportunità, perché hanno creduto tanti giovani, il nostro gruppo è formato dall'80% di giovani amministratori che ha creduto in me. E ha creduto in me anche per portare avanti queste istanze. Molti erano lontani dalla politica. Esatto. Non volevano perché oramai non votavano. Esatto, l'onorevole Ferro ha parlato prima di astensionismo, cresce sempre di più l'astensionismo. Sì, cresce tanto l'astensionismo, ma i giovani non credono più nella politica. E dove andavo mi dicevano, ma sì, andrai là, parlerai, ma poi cosa farai? E io ho detto, datemi la possibilità, io sarò il vostro portavoce. Almeno ci sarà una voce all'interno del Consiglio regionale, portiamo avanti dei progetti, perché noi sappiamo quello che non funziona, perché lo vediamo giornalmente, però diamoci forza. E questo è stato, sì, devo dire che tanti ci hanno iniziato a credere, anche nei piccoli paesi, nei piccoli borghi, che oramai sono abbandonati, non credono neanche nelle amministrazioni comunali, hanno rivisto un po' una boccata d'ossigeno. Se tu ti sei ricandidato dopo 18 mesi, cioè avevi tentato 18 mesi fa, all'epoca non so quanti voti, ma sì, immagino… Contro Giacomo,
stessa lista, sì. Nella stessa lista. E in effetti nella stessa lista si è un po' contro, diciamola, perché si lotta uno con l'altro, è normale, è il gioco delle parti. È la campagna elettorale. All'epoca quanti voti hai avuto? All'epoca 3.100, 3.000. Quindi hai anche aumentato. Sì, siamo arrivati a 3.003. Ascolta, tu ci hai voluto riprovare, non ti sei demoralizzato, hai detto 18 mesi è stata un'occasione, riproviamoci. Certo, anzi abbiamo lavorato in questi 18 mesi, abbiamo lavorato e siamo passati da avere 10 amministratori nei vari comuni della provincia a 20, e tra questi abbiamo tanti amministratori giovani. Questo vuol dire che... Quindi tu hai dei giovani che aderiscono al tuo gruppo. Esatto, questo vuol dire che il nostro modo di fare politica sul territorio ha funzionato. Tipo, cito un piccolo paesino come Maropati, noi partivamo a fare politica, eccetera, non avevamo nessun amministratore. Con l'elezione meno di un anno fa abbiamo il vice sindaco, abbiamo un consigliere comunale, che sono persone che hanno intorno a 30 anni, 27 anni. Dunque, coetanei che abbiamo trasmesso quella voglia di fare politica e di credere, e abbiamo detto: noi ci lamentiamo che non c'è lavoro, siamo costretti ad andarci, però diamo delle soluzioni, scendiamo in campo. Mi confidi a me, non ci ascolta nessuno, qual è la cosa che invece ti ha deluso di più della politica, in questa campagna elettorale, nella quella passata, la cosa che proprio ha detto: no, guarda, questa è una cosa che quasi quasi mi impedisce di andare avanti, qual è la cosa che ti ha deluso? Più che in questa che abbiamo avuto quella passata, più che in questa infatti che abbiamo avuto, al di là del successo, però abbiamo avuto il gruppo di Coraggio Italia, l'Onorevole Lettera, che ci è stato vicino e ci ha fatto rinascere anche politicamente. Nella passata, terminata l'elezione, siamo stati un po' messi da parte, questo un po' ci ha fatto male, al di là che a me, perché io ho lavoro, ho delle imprese di famiglia, grazie a Dio, però ai tanti giovani che credevano in quel progetto. E cioè, mi siete stati utilizzati in campagna elettorale. Esatto, e là mi è dispiaciuto non tanto. Sui palchi, esatto. Giovani qua, non ci sono, esatto, i giovani. Lì mi è dispiaciuto non tanto per me in prima persona, però per tutti, diciamo, che io ho fatto promesse, ma non promesse di posti di lavoro. Hanno cambiato il numero di telefono, che hanno fatto? No, in genere che si fa? Si cambia il numero di telefono? Solitamente sì. Lo fanno i neofiti. Però, esatto, da che eravamo al centro dell'attenzione, ripartire dai giovani, giovani qua, e da che essere un I po'... giovani sono spariti. Esatto, poi. Sì, c'è stata in mezzo anche la pandemia, sicuramente, che ha creato dei problemi in tutto il mondo, però Senti, ora sei dall'altra parte tu, quindi farai di tutto questi giovani per averli sempre in contatto. Ora sì, ora tocca a noi, perché quello che dico sempre da quando sono stato eletto, ma l'ho detto in campagna elettorale, se noi siamo all'interno poi non abbiamo più scusanti, perché poi la colpa è mia. Se non abbiamo scusanti, non possiamo trovare scuse, perché ora dobbiamo lavorare, sappiamo realmente le problematiche che ci sono, ora le dobbiamo portare avanti le istanze, e dobbiamo, ovviamente non sarà facile trovare gli strumenti per arrivi lì e risolvi le problematiche, sono migliaia le problematiche, però almeno conoscendo le problematiche cerchiamo di trovare le soluzioni, perché abbiamo gli strumenti adatti. Una domanda più localistica: qui ci siete, non è un caso, siete due consiglieri su due regionali della LOC, farete tandem nelle cose importanti. Certo. Giacomo. Certo, Giuseppe, ci mancherebbe pure. Tra l'altro io... Due consiglieri di maggioranza è comunque un peso importante, mi pare che manco Catanzaro ce li ha. La città uno di Catanzaro. Uno solo. È un'occasione importante. Quindi per un territorio comunque ben rappresentato. Certo, assolutamente sì. Infatti io faccio i complimenti in diretta a Salvatore per avercela fatta. Conosco tanti, abbiamo tanti amici in comune, tanti ragazzi che hanno sostenuto la sua campagna elettorale. Però direttore, volevo dirti una cosa, prima ti sarà sfuggito sicuramente, quando hai parlato dell'appartenenza alla stessa lista, come se tra di noi fossimo stati avversari, in realtà io ritengo che la definizione giusta sia quella di concorrenti. Noi concorriamo. Concorrenti, perfetto. Noi concorriamo. No, sai perché lo dico? Perché alla fine Salvatore capitalizza un lavoro di un gruppo, no? All'interno, certo, di una lista. Io capitalizzo probabilmente perché abbiamo rappresentato il progetto politico nostro proprio al meglio, ma noi capitalizziamo un lavoro che viene da un risultato di lista, per cui certamente dobbiamo ringraziare tutti i nostri colleghi di viaggio appartenenti alle nostre rispettive liste, che con il loro contributo, dal più importante al più probabilmente anche dal più da quello che è riuscito a fare, magari ci sono state le candidature che sono avvenute all'ultimo minuto, ma ogni contributo ha di fatto consentito l'ottenimento del seggio, tra l'altro l'ottenimento del seggio in provincia Reggio Calabria, perché probabilmente non ci fosse riuscito Salvatore con Coraggio Italia, questo seggio sarebbe andato, che ne so, magari a Cosenza. Il seggio è arrivato a Reggio, il seggio, no? Il potente, sì, perché le
liste di Reggio sia di Coraggio Italia, ancora di più, mi consenti, delle di Forza Azzurri che abbiamo preso il 9% quasi, abbiamo noi quello che non è avvenuto. Ma hanno fatto male. Noi quello che non è avvenuto, fammelo dire. Una costola di Forza Italia, hanno fatto no, male. No, hanno fatto benissimo perché noi siamo una lista gemella di Forza Italia. Vi hanno accreditato come voto di Forza Italia. Tajani, ma Roberto Chiuto, voglio dire, il capogruppo, anche se ancora non so se si è dimesso, non tutti tesserati mi pare in Forza Italia, vero? Ma è di fatto una lista, ma è di fatto è anche, anche nella forma, è una lista gemella di Forza Italia tenuta a battesimo da Tajani, abbiamo chiuso la campagna elettorale. Ma non tutti appartenenti a Forza Italia, o sbaglio? Io degli altri non ti so dire, ma ha esattamente questo connotato, e se non fosse stato così lo avverrà. E chiaramente questa è, ricordiamo, la lista di Roberto Chiuto presidente, credo che ancora non si sia dimesso tra l'altro dal ruolo di capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia, per cui da questo punto di vista nessun dubbio ci deve essere, però dico non mettiamo limite alla divina provvidenza. Vabbè, da questo punto di vista devo dire, perché ritengo di doverlo fare, se ad esempio il direttore valuti la sfida aperta, importante, forte che c'è stata all'interno della mia lista, noi qui in provincia di Reggio abbiamo fatto quasi 19.000 voti, siamo stati noi siamo riusciti qui a superare la Lega, per esempio, quello che non è avvenuto per un soffio di questo, in una concorrenza leale è chiara, per un soffio noi a livello regionale per 1.600 voti, secondo partito? Questo fammelo dire, avete superato pure Fratelli d'Italia? Noi a livello regionale per 1.600 voti non siamo terzi in classifica rispetto alla Lega, questa con ogni probabilità, ma non me ne vogliono gli amici della Lega, perché al contrario, diciamo, avrebbero detto anche loro lo stesso. È una riflessione da fare di questa legge elettorale, che ha comunque delle situazioni, rappresenta delle situazioni secondo me distorsive, perché 1.600 voti regionali non possono creare un divario di due seggi in più o due seggi in meno. Noi ci ritroviamo, lo ripeto, a 1.600 voti regionali che praticamente in meno, con due seggi in meno. Noi abbiamo la Lega con 4 seggi, noi a 1.600 voti di differenza regionale, lo ripeto sempre. Questa è la legge elettorale. Noi ne abbiamo due. Su questo forse ci mettiamo un po' tutti attorno a un tavolo, io so come vanno le cose, nel senso, mi permetto di dirlo, ho terminato la legislatura da capogruppo. Lei inizierà da capogruppo? È un invito? No, non lo so, c'è una prassi. Onestamente c'è una prassi consolidata in Consiglio regionale, per cui indietro non si torna rispetto a delle cariche ricoperte, ma al di là di questo volevo fare questo accenno. So che alcune cose i capigruppo, e questa è proprio una cosa da capigruppo del Consiglio regionale più che da giunta regionale, io invito diciamo il capigruppo di questa legislatura che sta per avviarsi a fare una riflessione, perché da questo punto di vista credo che ci possa essere veramente un esempio distorsivo della rappresentanza democratica, perché 1.600 voti, ripeto, non possono fare due seggi regionali. Quindi legge elettorale potrebbe essere all'attenzione dei capigruppo, almeno su alcuni punti. Io certamente la proporrò. È possibile pensare a un ballottaggio? Perché in Calabria non c'è il ballottaggio? Beh, allora qua poi la questione poi si amplia di tanto. Tra l'altro, è vero che non volete le minoranze? No. Perché, allora, insomma, sono alla passata, un bel pacchetto di voti. Una volta lo dico agli amici presenti, che sicuramente erano in campagna elettorale o comunque da giornalista erano impegnati, perché erano le ultime ore, no? Io l'ultima volta che sono stato qua è stato pochi giorni prima della campagna elettorale. Settimana scorsa, una feroce credo che abbiamo concluso con la nostra presenza. Dunque, l'invito che io faccio, specie ai giovani, tra l'altro Salvatore, come dire, no, non ti limitare assolutamente, ma te lo dico fraternamente, alle problematiche dei giovani. Tu sei un consigliere regionale, rappresenti, sei stato votato da giovani e meno giovani, da tantissimi giovani lo sono stato anche io, chiaramente abbiamo un afflato, no? Ognuno ha un afflato con la fetta di elettorato che maggiormente rappresenta, però le tematiche sono generali, trasversali, non hanno assolutamente… Quando si parla di lavoro si parla di tutto, no, lui ma, lavora… Ma non hanno assolutamente… se dovessimo parlare di lavoro mi verrebbe da dire che l'emergenza, ancora più emergenza di quella, se è possibile, dei giovani e dei cinquantenni che perdono lavoro, che giovani non sono, e che veramente lì c'è da dare un grande sguardo, da dare una grande attenzione. Però dicevo, una piccola notazione sulla presenza di pochi giorni fa
Noi abbiamo la necessità, questa è una cosa importante da dire, noi abbiamo la necessità di studiare, di essere più preparati possibili, perché adesso non possiamo più andare nelle televisioni, non possiamo andare più nelle piazze, ci sono anche i social che in alcuni casi confondono ancora di più, però quello che viene detto, come dire, rimane una prova tangibile, certo, della cosa corretta e onesta che viene detta e della cosa scorretta e disonesta che viene detta. Quindi dovrebbe rappresentare quantomeno una forma di deterrente, perché le cose rimangono. E allora dico, noi dobbiamo assolutamente in tutti i modi cercare di spingere al massimo verso una preparazione, noi dobbiamo approfondire, studiare, sono state dette delle cose quella sera veramente non vere, sono state fatte delle riflessioni sulla legge elettorale che meritavano un maggiore approfondimento. Qui il tema che volevi centrare tu, mi permetto di dire, è la soglia di sbarramento all'8%. Questa è stata più volte, eccepita dinanzi alla Corte Costituzionale, che però ha convalidato. Quella non è una legge nostra, quella è una legge elettorale, se non vado errato, la cui Loiero, è una legge elettorale del 2008, è stata impugnata tante volte nella passata. Ha uno spirito, riflettiamo, ragioniamo. Vincenzino ha uno spirito, no? Nasceva dall'idea, evitare elezioni ricattatrici tra un partito piccolo e l'altro, io che sono un proporzionalista spinto, perché provengo comunque da una cultura per la quale secondo me sarebbe necessario che le maggioranze si creassero all'indomani del voto sulla base di un progetto comune, piuttosto che prima, laddove soggiacendo a una logica maggioritaria, tu pur di vincere ti devi mettere insieme a dissimili, perché comunque devi arrivare il primo, e poi sappiamo alla prova del governo quello che spesso accade. Ma detto ciò, un proporzionalista convinto come me certamente non può che non ricordare la perversione di una soglia di sbarramento bassissima oppure assolutamente inesistente, che non consentiva, o meglio, che consentiva di bloccare i lavori parlamentari, che consentiva dei gruppi. Quindi mitighiamo le cose, ragioniamo, approfondiamo, ma una cosa dobbiamo dirla: lo sbarramento all'8% in Regione Calabria, secondo la legge regionale vigente, in Regione Calabria è stata diverse volte eccepita, lo avevano fatto da ultimo anche i 5 Stelle nella passata legislatura, laddove per un soffio, e anche Tanzi mi pare, per un soffio non ce l'avevano fatta. Allora il punto è, se c'è una maturità politica in conferenza di capigruppo per cui alcune cose vanno inquadrate, queste sarebbero le cosiddette riforme. Con questo credo di essere andato lungo, però voglio dire una cosa a cui ci tengo: la legislatura che sta per partire, io lo so che è stata detto tante volte, probabilmente può destare anche un po' di ilarità o di senso di incredulità, però la legislatura che sta per partire, per un bel po' di fattori, può essere veramente la legislatura, se ci mettiamo tutti di impegno, da livello centrale a livello anche provinciale, che dobbiamo esercitare noi, può essere veramente la legislatura della svolta, perché dal Recovery Fund a una rappresentanza certamente forte. È un periodo drammatico e direttore, difficoltà. Fammi dire che io ho piena fiducia in Roberto Chiuto, quando, ben conoscendo il rapporto strettissimo di natura politica ma anche amicale, perché poi i riferimenti romani, diciamo le cose come stanno, sono assolutamente centrali. Se risolvi il problema del commissariamento lo puoi risolvere a Roma, così quindi io fammi dire che ho una grande fiducia sul tema che poneva prima Vandaferro, dell'allestimento di un sistema, di un apparato burocratico in cittadella, fammi dire che ho fiducia che Roberto Chiuto con Brunetta, ministro tra l'altro fammi dire che posso dire, perché c'ero e ho sentito parlare, che dobbiamo dare fiducia a Roberto quando dice che agirà e farà scattare tutte le leve di cui è in possesso e che può certamente agitare presso il governo per far in modo che la Calabria possa essere aiutata, perché su alcuni temi, e veramente concludo,
o si viene aiutati, perché a Roma si decide finalmente, si decide con la forza politica più forte che noi potremo esprimere, con la pressione politica più forte, o si decide a Roma e Roma veramente si mette in testa che alcuni temi in Calabria debbono essere affrontati. Ti devo fare due domande veloci. Oppure non ce la possiamo fare. Due domande veloci e poi ti lascio. Tema, primo punto, quello che è rimasto in cassaforte, questi famosi soldi non spesi, si è parlato di 170 mi pare milioni. Ecco, allora vogliamo raccontarla tutta, com'è la storia? E non è fortemente connesso con quello che dicevamo, Giuseppe, non è fortemente connesso. Perché sei arrivato a quel punto? Ma non è fortemente perché connesso? Perché non si è riuscito a spendere? Quando, allora, dalla... Tu eri a Palazzo Campanella e non alla Cittadella. Figurati. Siete stati un anno praticamente fermi. Ho cercato di invadere però il più possibile per rappresentare le istanze del nostro territorio. La Cittadella. O ci si mette in testa, ci vedremo molto più spesso a Catanzaro che a Reggio. Certo, noi faremo il lavoro che ci compete a Reggio, ma se ci limitiamo ad andare in consiglio, probabilmente lì è l'organo esecutivo, lì vengono prese le decisioni, lì vengono anche stabilite alcune priorità, per cui più ci andiamo a Catanzaro e meglio è. Questa è faccenda che dicevi tu, prettamente da Giunta e da Cittadella, e lì c'è il problema. Il problema è di uffici deserti, il problema c'è stato lo smart working, il problema è di direttori generali che... Ma perdonami, parlo della passata legislatura, quindi non parlo di un avversario politico, no? Non parlo di un avversario politico. Però mi lascia qualche perplessità che i bandi sulle iniziative culturali, il famoso bando grandi eventi e via dicendo, possa essere valutato, ma per una questione di attinenza. Sono rimasti tutti fuori. Ma non può essere valutato da chi per 10 anni ha gestito i rifiuti. Non può. Perché così do uno spunto. Perché mi viene il dubbio che qualche errore sia stato commesso. Il festival Mia Martini, ecco, per non parlare della nostra zona, Bagnano, non parliamo di il festival Mia Martini, che da 15 anni andava a finanziamento, quest'anno stranamente, l'anno scorso, con la graduatoria dei grandi eventi, il 2020, ma non perché ci sia stato né perché ci sia stata alcuna magagna, che da 45 anni ma che non c'è stata alcuna magagna. Il punto è che dobbiamo assolutamente, questa sarà la sfida delle sfide, Roberto Chiuto so che la coglierà perché l'ha già incentrata e l'ha già, come dire, inquadrata. Il punto è quello di dotare la giunta regionale dell'apparato burocratico più competente possibile, perché ripeto, non vorrei mai trovarmi nei panni di un funzionario o di un dirigente preparatissimo ma che negli ultimi anni ha gestito il tema dei rifiuti e poi deve andare a valutare il progetto culturale del Festival Mia Martini. Sono perfettamente d'accordo. Certo. Secondo me accade una cosa che potrebbe essere strategica per il futuro. Allora, noi abbiamo in Regione Calabria, lo sappiamo già, i fondi di garanzia giovani. I fondi di garanzia giovani, se non mi sbaglio, sono cosa come 90 milioni di euro, d'accordo? Però c'è un problema di fondo. Che sono fermi. Sono fermi, ve lo dico perché professionalmente parlando ci lavoro su questa materia, perché faccio il formatore oltre a fare. Ma non fermi perché non è stato fatto il bando per poter. No, non sono state aperte le liste. Il bando c'è stato, il bando è fruibile, però c'è un discorso. Il portale è fermo. Attenzione, e qua la Regione Calabria, come diceva prima Giacomo, può fare tantissimo. Per quale motivo? Perché bisogna mettere in rete gli uffici del lavoro. Bisogna iniziare a mettere in rete l'ANPAL nazionale con ANPAL Calabria, poi bisogna fare tutte le procedure. Perché? Perché se un ragazzo va all'ufficio del lavoro e dice sentite, io non studio e non lavoro, l'ufficio del lavoro deve in tempi brevi profilare quella risorsa umana e in tempi brevi deve far sì che alla regione, alle commissioni competenti, all'assessorato competente, iniziano ad arrivare dei feedback. Perché guardate, noi abbiamo anche un'altra grande opportunità che sono gli istituti tecnici superiori. E gli istituti tecnici superiori sono il futuro, perché oggi il problema è che in Italia mancano i tecnici. D'accordo? Però accade una cosa che è fondamentale: se il MISMAT non si trova e se non c'è questa sinergia, noi dobbiamo, secondo me, chiudere con il passato e aprire con il futuro, non aprire con il presente, aprire con il futuro, perché servono nuovi metodi. Allora serve alla Regione Calabria risorse umane, bisogna assumere.
Bisogna assumere, perché noi non possiamo vedere sul portale della Regione Calabria che si cercano risorse per la Presidenza che facciano parte di soggetti che già afferiscono alla Presidenza. Ma scusate, se le carte sono quelle, giriamo sempre là, restiamo. E lo dico, l'ho detto altre volte, il PNRR può essere un'opportunità, ma guardate che già è stato pubblicato un bando di coesione per il Sud. E non so se la Calabria o in Calabria ci sarà la possibilità di partecipare a quel bando, perché tecnicamente per partecipare a quel bando bisogna essere dei mostri di progettazione. E tecnicamente, e concludo, per partecipare a quel bando noi oggi del settore in regione a chi ci rivolgiamo? Noi oggi per fare rete con università, per rispettare i termini, perché guardate che tutto quello che sta arrivando ora e che arriverà nei prossimi anni con questi fondi di cui tanto si parla, sono ad un livello stratosferico di fronte alla media della qualità operativa che noi oggi abbiamo qua. Quindi i legislatori dovranno anche lavorare per tenere in considerazione che per poter utilizzare le risorse che avremo serviranno le strutture, servirà il personale, serviranno i dirigenti, serviranno le piattaforme informatiche. E ultima cosa, dobbiamo andare verso la digitalizzazione, perché il futuro è nei government. Cioè, è un asse, è uno dei grandi assi previsto. Io volevo soltanto fare una riflessione, penso finale a questo punto, perché sì, ho ascoltato gli interventi di tutti, soprattutto di Giacomo, con il quale obiettivamente mi sono trovato d'accordo. Un consiglio a Cirillo: il segreto della politica, se uno la vuole fare seriamente, come io spero che tutti la facciano perché è una sana passione, è quella di pensare di essere in campagna elettorale ogni giorno. Perché il contatto col territorio, il contatto con l'elettorato, con le istanze non solo dei nostri elettori ma della comunità che rappresentiamo è la stella polare, e nessuno più di un politico deve avere gli occhi e le orecchie sensibili affinché possa recepire il meglio e poi elaborare per il meglio. Io ho notato che, come giustamente Giacomo diceva, non vi siete trovati ad essere avversari, infatti siete stati nella precedente occasione competitor. Purtroppo la cattiva visione e pratica della non politica della Seconda Repubblica, ancora di più della disgraziatissima Terza che sta per finire, ci ha abituato che praticamente il proporzionale, il confronto, il tentativo di lecito consenso, la rincorsa sul voto è una cosa aberrante o propriosa. È il sale dell'essenza della democrazia, altrimenti ci sarebbe un Parlamento come dei consigli regionali o consigli comunali dinominati, che sono un mero addobbo ornamentale funzionale ad essere il cosiddetto consiglio del principe. Io, posto che qua non ci sono principi, tra l'altro, quindi perché non stiamo parlando né di Lorenzo De Medici né di Maria Luisa di Parma, ecco, tanto per essere chiari, al limite abbiamo attori da spettacolo. Ciò detto, io sono concorde con quello che tu, Giacomo, dicevi prima sulla vicenda della rimodulazione della legge elettorale. Proprio in un'intervista al direttore a fine agosto io ho detto che avrei considerato questa legislatura costituente. Se noi non rimoduliamo il sistema elettorale, non ridiamo dignità e ruolo all'Assemblea legislativa regionale, affinché pure si possa prevedere innanzitutto, se ci deve essere elezione, che sia elezione veramente diretta e non indiretta, perché un candidato presidente, ora non è il caso di Roberto Chiodo che ha sicuramente il suo valore, io lo conosco da 30 anni, c'ho pure l'aggravante di un'amicizia personale, quindi so benissimo che sarà un presidente appassionato e che potrà dare risposte concrete con l'aiuto e il supporto di tutti, perché appunto ha una tradizione, una formazione politica che viene appunto da una forte militanza, da una caratterizzazione concreta, da una visione di società, da un insieme di valori, e che quindi darà spazio per a tutti quanti. È un civico, Vincenzino, meglio? No, ma no, sì, anche perché in effetti questa abbiamo visto del PD al civico. E infatti abbiamo visto il disastro del cosiddetto civismo, che in effetti l'abbiamo verificato
paradossalmente proprio con la Raggi, perché lei all'inizio si era considerata come non espressione dei 5 Stelle ma del civismo, poi abbiamo visto che infatti ci sono stati i suoi civici che hanno mantenuto il suo zoccolo duro elettorale, cioè ovvero sia i nuovi abitanti di Roma, non i nuovi abitanti di Roma, i cinghiali, tanto per essere chiari, ecco appunto, quelle erano votate. Però al di là di questo, noi dobbiamo prevedere anche una possibilità di sfiducia programmatica, non vincolata agli schieramenti, perché nel caso in cui, ribadisco, non è la possibilità di trovarci adesso, ma pure prevedendo dalla prossima legislatura, nel caso in cui ci dovessimo trovare di fronte un candidato eletto presidente di giunta regionale che non per rigor mortis viene a mancare perché è colto da così una crisi mistica o che intende scappare in Romania con una ballerina slava, non è che il Consiglio regionale deve esaurirsi e deve sciogliersi, perché il Consiglio regionale al suo interno deve avere la responsabilità, la capacità e la possibilità anche di sfiduciare un presidente che per necessità di salute pubblica, perché inadempiente, incompetente, non deve rimanere per 5 anni, altrimenti col ricatto che se lui se ne va tutti qua. Non è così, non si può compressurizzare gli spazi democratici che sono peraltro sanciti dalla Costituzione. Speziali vuole tornare alla Prima Repubblica, avete capito? Come? Speziali, delle Speziali? Vuole tornare alla Prima Repubblica. Ma l'ho sempre dichiarato, anche perché siamo usato sicuro, ragione per la quale, ma credo che anche Giacomo Crino si racconta. Ma l'ordine costituente comunque potrebbe essere interessante in questo senso, per quale motivo? Ma, sì, ma noi abbiamo un peccato originale e vi prego fate di tutto per esorcizzare questo peccato. La regione Calabria parte in ritardo rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Sì, è vero. Noi abbiamo 22 anni di ritardo. Sì. E quindi, come dire, un'attività perché del genere potrebbe essere... No, perché anche siamo partiti non 22 anni, per la precisione sono 23 anni, perché praticamente ci siamo trovati anche con lo spostamento dei funzionari periferici che non venivano assegnati. Tant'è vero che il ministro della pubblica amministrazione, che era all'epoca Francesco Cossiga, si pose il problema, era il governo Andreotti II, si pose il problema di creare anche le strutture periferiche degli uffici dislocati, che erano necessari per l'avvio delle amministrazioni regionali. Però siccome noi, come dicevi tu prima del fatto delle assunzioni, sì, io sono d'accordo, figuriamoci, diventano pure un ammortizzatore sociale, purché non si faccia però un'assunzione purché sia, se noi non assumiamo, serve la qualità, esattamente, formando i professionisti con figure che riescono ad affrontare le sfide del futuro, perché la vicenda della ZES grida vendetta al cospetto di Dio, perché noi abbiamo il porto di Gioia Tauro che è la piattaforma multimediale dal punto di vista dei trasporti per il Mediterraneo, che potrebbe essere interconnessa al canale di Suez, tanto per essere chiari, e alla rotta di Gibilterra per lo sbocco di... Ma non ho finito, abbiate pazienza, a dimostrazione che appunto la Prima Repubblica è l'usato sicuro. Poi qualcuno mi stigmatizza che io parlo del passato, almeno è glorioso, perché quello che è presente abbiamo visto che è bancarotta fraudolenta, avete visto che, in che condizioni... Io parlo del passato perché è molto attuale, perché se ci fosse la preparazione e la formazione che abbiamo avuto noi democristiani o i socialisti o anche i comunisti nella Prima Repubblica, non avremmo visto per esempio un sindaco Pellegrino da Napoli che praticamente lascia un buffo, come si dice a Roma, nelle casse comunali e dice che in Calabria si può candidare perché è credibilmente calabrese in quanto è sposato con una catanzarese. Con questo schema io potrei fare il presidente del Libano. Con questo schema io posso fare il presidente del Libano, sarei certamente più credibile di De Magistris, anche perché se un democristiano sono alla prova. Tua moglie è libanese, quindi... No, mia moglie è pure nipote di due presidenti del Libano, quindi ragione per la quale vada diretta. Infatti spesso a quello che è rimasto in vita devo fargli scuola privata, l'ho democristianizzato, erano falangisti, è diventato il presidente dell'Internazionale cosa positiva. È opera di missione laica. Bene. Però, chiedo scusa, un passaggio che è fondamentale sulla ZES. Allora, la differenza tra la Calabria e la Sicilia. La Sicilia ha 11 porti, noi ne abbiamo 5. Quando si chiede un finanziamento allo Stato non si chiede per 5 porti, si chiede per 11. Noi abbiamo una ZES sulla carta, loro ne hanno 2, ne stanno facendo la terza. E attenzione, Saline Ioniche, che afferisce all'autorità di sistema
di Messina, rischia di diventare strumento di un'autorità di sistema siciliano e non calabrese. E non calabrese. No, questo noi lo difenderemo. Con la particolarità che nessuno ha difeso il porto di Gioia Tauro. Attenzione. Quando ci fu la riapertura del porto di Gioia Tauro nell'anno 1995, presidente della giunta regionale era l'onorevole professor senatore Giuseppe Nistico, che a mio parere, al di là del fatto di essere amico personale, è stato uno dei migliori presidenti di giunta regionale che l'Italia abbia avuto nella Seconda Repubblica, sicuramente, perché io contesto anche alcune gaffe amministrative del mio amico Cazio Loiero, quindi non cito Chiara Vallotti perché è come sparare sulla Croce Rossa. Quindi, però come dire, io non ho tutti questi amici in comune, però ho un sogno. No, ma io comunque la capacità, guarda, che io ho il dramma del pensiero, quindi riesco a valutare, essendo un politico tout court, riesco pure a contestare quando ci sono delle gaffe, perché non faccio personalismo, ma mi occupo soltanto di dare una risposta credibile e una proposta concreta. Ora, e quindi giocando risponda con i colleghi. In quanti mesi posso parlare di una domanda? Probabilmente, perché in quanti mesi la buonanima di Viale Santelli ha risolto il problema dello snodo ferroviario del porto di Gioia Tauro bloccato per anni e anni e anni? Voglio dire che c'è speranza se si affrontano i problemi. C'è speranza. Serve sinergia. Quella fu una battaglia che lei intraprese sin da subito, con ogni probabilità, e torniamo al rapporto romano, utilizzando i rapporti anche, romani. No, i rapporti romani, sì. E ricordo la sua felicità enorme ed infinita nel dare la notizia che c'era risolta quella che... Però c'è una spettra, noi non possiamo sottacere, quella che non doveva essere, non dobbiamo una fare problematica. Populismo e demagogia. Poteva mai il porto di Gioia Tauro non avere... No. Quindi, non dobbiamo sottacere, scusami un attimo, perché altrimenti non riusciamo a far capire a chi ci ascolta che siamo diversi rispetto al populismo o all'approssimazione pentastellata. Io li chiamo 5 Stelle, figuriamoci, non li considero interlocutori politici. Ma io non li considero interlocutori politici. E quindi perché c'è populismo? La prossima volta verrai con 5 Stelle, così ci sarò ben felice di spiegargli il verbo. Te ne consiglio uno. Ma io posso considerare pure 3, sarò felice di spiegargli il verbo. Non consiglio a lui te, ma a te te ne consiglio uno. Ma figuriamoci, però stavo dicendo una cosa in modo tale che ci capiamo, perché non possiamo altrimenti continuare a parlare sempre di una cosa che è impossibile realizzare. Noi dobbiamo strutturare, e lo dico io che sono di Povalino, mi dispiace, una seria alta velocità intermodale sulla costa tirrenica, perché è bene chiarire questo aspetto sulla famosa ferrovia della zona ionica. È un sito di servitù militare. Non è possibile, in caso di evento bellico, avere l'elettrificazione, perché il convoglio merci bellico non riuscirebbe a passare. Quindi è una questione che, se nessuno ha il coraggio di dirlo... Ma è questo l'impedimento? Credo che sia questo. Se è questo, ragazzi, siamo rimasti un secolo indietro. Perché era la linea Comiso... Taranto. Ad ogni modo sono io penso che se la ferrovia ionica debba rimanere così, sono stati, perché c'è un problema bellico anche lì. Non è una servitù militare sostanzialmente. Come spero dire, che non da sia un punto questo. Di vista strategico, noi abbiamo già perché capito il bacino che sì, c'è, sì. Ma è una perché servitù il danno militare. Questa ferrovia lasciata così, però, e i paesi spaccati in due. Ma non solo, però, frena lo sviluppo delle spiagge. Però, Giuseppe, non c'è assolutamente dubbio. Quello, ma quello è avvenuto cacciato, dopo. C'era il Marico Leva di Taranto, che era la zona di difesa marina, e che quindi doveva essere la linea ionica. Semplicemente tagliando la ferrovia, annullandola e mettendo un forte sistema gommato per questa area qua, ma non poteva... è possibile. Vincenzo, però io se posso dire, almeno è necessario, specie perché la campagna elettorale è terminata, per quello che mi riguarda, che ha riguardato sicuramente anche Salvatore, non abbiamo raccolto consenso sparando la grossa, però è necessario alcune cose, neppure dire, è necessario avere un atteggiamento di maturità, allora vi racconto questo, all'indomani, e lo troverete anche negli articoli, di stampa dell'ora, della primavera del 2020, io faccio il consiglio regionale e lo faccio di tutta la provincia di Reggio Calabria. Per me Gioia Tauro e Rosarno sono la stessa cosa, al di là del mio consenso elettorale dell'uno e dell'altro. Però non è possibile arrivare in consiglio regionale e sentire
e ad ascoltare la polemica di Gioia Tauro che voleva riavere la fermata del Frecciarossa piuttosto a discapito di Rosarno. No, allora voglio dire, alcune cose dai sindaci che probabilmente hanno anche loro la tentazione di scadere un po' in un populismo, arrivo io e difendo di nuovo, riprendo di nuovo la fermata Gioia Tauro, cioè sono delle cose che in un processo di rinnovata maturità che noi dobbiamo nei confronti dei cittadini, e quindi non li guardiamo più come elettori, dei cittadini, alcune storielle non raccontiamole più, perché io in quella vicenda ovviamente l'ho recepita molto male, perché diciamola tutta, ho dovuto spiegare a qualcuno di Gioia Tauro dove ho una grande storia, no, io è stato senatore in quell'area, però ho dovuto spiegare che i cittadini di Stilo, no? I cittadini di Stilo per prendere il Frecciarossa devono fare la via della Limina, devono fare. Quindi già noi siamo in parte, ma ce ne siamo fatti una ragione ormai dopo qualche decennio, già noi ionici, locridei, siamo stati un po' mortificati dalla scelta a priori di farla sulla Tiriana, e va bene, però Rosarno non si tocca. E dire a Gioia Tauro e agitare a Gioia Tauro l'idea che debba andare lì piuttosto che a Rosarno, perché probabilmente tra le due realtà c'è un po' di sano, ma c'è il campanilismo, quindi il campanilismo da Cottolengo, quindi su questo il campanilismo da Cottolengo, o cerchiamo tutti di far sviluppare, far accrescere la discussione politica dicendo le cose che probabilmente non conviene a volte dire, però se sono giuste vanno dette, altrimenti non cresciamo e non andiamo da nessuna parte, prendiamo forse qualche voto in più, ma sarà un voto effimero, e come tutte le cose effimere arriva subito e va via subito. Serve sempre l'onestà intellettuale. Finiamo col più giovane, con Salvatore Cirillo. Allora, hai dei progetti già cantierati, nel senso hai già in mente quali saranno i tuoi primi passi al momento in cui entrerai in Palazzo Campanella? Qualche proposta già, l'idea di qualche proposta, quale sarà? Parlavamo prima, si parlava di burocrazia, si parlava di dirigente, eccetera. Io voglio portare un tema che portiamo anche dalla scorsa campagna elettorale: un giovane per accedere a un PSR, un fondo importantissimo per far rimanere questi giovani qui e per farli investire, parliamo di PSR, che un giovane imprenditore può investire nel mondo dell'agricoltura. Una graduatoria esce dopo 2-3 anni. Tre anni. Conosco il problema perché ho partecipato anche io a un PSR, conosco benissimo un problema. Dunque, il giovane in quei tre anni, un giovane disoccupato cosa fa? Voi parlavate anche di disoccupazione dei meno giovani, dei 50 anni, eccetera. Ok, se un giovane crea un'impresa e crea un'impresa agricola, un'impresa funzionale a quel progetto, automaticamente va ad assumere anche persone meno giovani, perché poi è una struttura imprenditoriale che deve funzionare. Questi problemi. No, sono ancora e dunque, vi chiedo perdono, ho fatto questo esempio in trasmissione. Allora, ad un noto mondo interbancario, tu devi fare un prestito di 5.000 euro, ti colleghi al sito, metti il tuo codice fiscale, dopo 12 minuti ti arriva una mail, sì o no? Per favore, visto che noi abbiamo l'Università di Cosenza e di Reggio Calabria con ingegneria, volete prendere dei talenti e dire ai professori universitari: venite da noi, noi abbiamo bisogno di questa piattaforma, ce la realizzate? Dopo che io, proprietario terriero, carico tutti i documenti, non dico 12 minuti, 12 giorni, mi volete dire sì? E dopo 12 giorni mi volete mandare sul conto il 30% dicendomi: se entro un anno non rendi conti a saldo, me ne devi restituire il 60%. Sono queste le risposte che vogliono i calabresi. E il burocratese non interessa più a nessuno, servono risposte, e siccome noi siamo nell'epoca dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, come noi chiamiamo Siri per dire svegliami domani mattina alle 7, dovete sapere che i cittadini, quando chiedono un contributo perché vogliono partecipare a un'attività, i soldi servono in quel momento, non possono aspettare 3 anni. Io ho scritto uno dei bandi per i centri di creazione giovanile nel 1995, c'erano 3 miliardi di lire all'epoca, di quel centro di creazione giovanile non si è saputo nulla, perché servivano solo per alimentare un certo momento di campagna elettorale. Allora, gli errori del passato
E il burocratese la fa forte, perché la politica è debole. Bravissimo. In quanto non c'è l'input della politica come si aveva o come si può pensare che ci sia negli altri paesi altamente civilizzati. Ma noi parlo del passato. Torniamo alla Bassanini. Ma noi esattamente. Ad alcuni errori clamorosi. È là. Ma noi dobbiamo andare avanti. Esattamente. E come dire, io confido in voi che siete persone del territorio, siete animati da buona volontà, avete i capelli bianchi seppur nati nel secolo scorso. Giovane. No, ecco qua. Quindi sono le speranze nel secolo scorso, sì. Siete nati nel secolo scorso. Sì, questo almeno. Questo qua almeno, no? è un gioco di comunicazione. Gradirei non essere considerato un reperto archeologico. Nel modo più assoluto, come dire, al limite potremmo dire che dalla grotta di Platone è uscito un buon consiglio. Però, come dire, sono queste le risposte che vuole il territorio. E poi essere propensi a questo benedetto confronto, d'accordo, che possa dare speranza alle persone, perché la Calabria è morta in quanto la speranza, la Calabria sembra che ormai sia qualcosa di impossibile, la gente non ci crede più, quindi io non voglio dire che l'ultima chance per la Calabria, ma come abbiamo fatto i servizi in diretta da Reggio Calabria i giorni proprio dello scrutinio, io toccavo con mano, c'era gente che era trepidante nell'aspettare sto risultato, e quando io ho detto che ho sentito il presidente Occhiuto che batteva, come dire, tra virgolette, era la notizia, alla Lamezia, d'accordo, cioè ho detto ha vinto, io ho visto le persone che hanno aperto gli occhi, ero nella sede di Forza Italia, ma non era solo la partecipazione politica, era la speranza che si accendeva, ed è questo sentimento qua che deve dire ai genitori: state tranquilli che per i vostri figli si accende non un favore, ma si accende un'opportunità se studia e va a scuola ed è bravo. Ma noi dobbiamo dire agli imprenditori che si accende un'opportunità mettendo da parte una situazione che per tanto tempo è stata utilizzata come favoletta della criminalità organizzata. Il buon Gratteri ha fatto un lavoro straordinario, noi a Reggio Calabria abbiamo il buon bombardiere, dico io, che fa un lavoro straordinario, la magistratura è dalla nostra parte, ma dobbiamo anche essere nella condizione con la politica di essere veloci, perché se non si è veloci si è fuori. Salvo poi certificare che la magistratura deve fare la magistratura e la politica. Ne parleremo. Questa è un'altra trasmissione. Ce la prenotiamo. Giacomo, allora, un assessorato per la vostra lista potrebbe scattare? Avete le qualità per chiederlo? Intanto noi siamo orgogliosissimi, esprimiamo il presidente. E quindi, come dire, da questo punto di vista siamo più che rappresentati, dopodiché ci sono delle valutazioni che certamente verranno fatte con i leader, uno almeno, verranno fatte con i leader dei partiti e Roberto, ipotizzate scelte esterne, da questo punto di vista rappresenta per noi una garanzia assoluta. Vi ha già dato qualche indicazione? Perché in virtù di quella grande esperienza e della sua profonda conoscenza delle dinamiche politiche che devono animare questo tipo di fase, no? Roberto Occhiuto chiaramente dà grande affidabilità, perché sa valutare bene le cose, sa valutare bene gli equilibri da mantenere, molte cose verranno definite a Roma con le segreterie dei partiti nazionali, perché è chiaro che così deve essere quando si compete in coalizione. Altre, io credo che troveremo tutti in consiglio, tutta la maggioranza, perché in parte già è avvenuto l'altra volta, troveremo tutti delle collocazioni di grande soddisfazione. L'importante è non avere voglia, non avere la poltronite, perché quella serve veramente a poco. L'importante è essere animati, ognuno per il ruolo che abbiamo, che ricopriremo, essere animati di tanta la poltronite di tanta buona volontà. Io onestamente devo confidarvi che questa annotazione che fa il direttore è la prima volta che mi induce a fare una riflessione su questa vicenda, perché per quello che mi riguarda io onestamente vorrei tantissimo occuparmi più da vicino del territorio della provincia di Reggio Calabria. Sono all'inizio del secondo mandato, il risultato, tra l'altro, io scontavo
la conferma. Dietro la conferma cosa c'era? Dietro la conferma cosa c'è? C'è l'approvazione di quello che è avvenuto, e addirittura nel caso che mi riguarda c'è stata un'approvazione che mi ha consentito tra l'altro di quasi raddoppiare il consenso dell'altra volta. E questo però è avvenuto senza essere assessore? Questo è avvenuto in un anno e mezzo, che poi in realtà è con stato con difficoltà di trasporto e di comunicazione. È avvenuto in un anno e mezzo di pandemia, di cui un anno, l'ultimo anno, senza una leadership politica, in una situazione nella quale di fatto hai potuto gestire poco, non che un consigliere debba gestire, però chiaramente una fase anomala. Per cui, come dire, da questo punto di vista io dico che se continuo a fare così, il territorio ha approvato. Bene. E continuerò a fare così, con grande fiducia e con grande lavoro, perché poi il lavoro, l'incarico di assessore non ti ma poi il lavoro ma Roberto, si parla di assessori esterni o interni, ancora non mi elevare ad un livello politico oltre il quale non posso andare, nel senso che io oggi, e ve lo dico con grande sincerità, sono consigliere regionale come lo ero fino a 3 giorni fa, ma non sono lo stesso. Non sono lo stesso, non mi sento essere lo stesso, lo capisco dalle interlocuzioni che ho avuto in questi 2 giorni, lo capisco dal fatto che 3 giorni fa forse dovevo farla io una telefonata e oggi l'ho ricevuta. C'è, perché è naturale che ci sia, credo che sia giusto pure che ci sia, c'è anche tra di noi una considerazione politica che va acquisita e migliorata con determinati passaggi. Ci vuole il rodaggio. Io lo dico perché io lo sto vivendo, no? Lo sto vivendo. Un impegno che viene confermato da un secondo passaggio elettorale chiaramente proietta ad una considerazione diversa. Assessorato sì, assessorato no, e credimi, è poco rilevante, perché comunque il territorio, per quello che mi riguarda, avrà un rappresentante certamente più forte di quello che io sono stato fino a qualche giorno fa. Questo e è chiaro. Può essere, essendo un uomo di fede, che da una lista magari entri in un partito. Grazie ai nostri spettatori, grazie a Salvatore Cirillo, tanti auguri, primo mandato. Noi ci sentiremo spesso, cercheremo di capire quello che si fa per i giovani. È importante, sappiamo che i giovani ci seguono, quindi devono avere delle risposte, e sappiamo che tu sarai l'interprete, come diceva lui, non solo i giovani, solo però i giovani, ci vuole qualcuno anche non che mi hanno votato solo i giovani, al chiaro, del chiaramente voto, l'attaccamento al territorio e l'impegno per questo territorio è chiaro perché se no si fa come la Raggi che grazie Vincenzo Speziali, grazie Giacomo Crinò, grazie, alla prossima grazie. Francesco Rao, grazie, il nostro grazie collega, avremmo non siamo ancora a Porta a Porta, aspetta qui che lancio la sigla. E io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito. Naturalmente continueremo al voto termina qua per quanto riguarda le regionali, però prosegue perché venerdì ascolteremo i sindaci neoeletti dei comuni, quindi ci saranno una serie di sindaci che sono stati eletti, che saranno nostri ospiti già questo venerdì, e poi vi ricordo martedì prossimo avremo la sfida finale per il ballottaggio per il più grande comune insieme a Cosenza e Siderno, quindi avremo il confronto fra i due candidati a sindaco martedì sera alle 21:30 e poi seguiremo in diretta anche ovviamente i dati del ballottaggio. Ripartiremo con Calabria Sud l'altra settimana ancora, cercando di approfondire dei temi. Partiremo con la Camera. Esatto, partiremo anche con 60 News lunedì della Piana di Gioia Tauro. Quindi ci rimettiamo in moto, vero Francesco? Si riparte. Grazie a tutti che ci avete seguito sul canale 85 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria e poi naturalmente con la rete in tutto il mondo tramite lo streaming. Buona serata.